che vi ricordate We Were Here? Beh, simile. Io faccio l'hacker? Dai, io faccio la gente. Mamma, buona fortuna. E faccio sto pezzo di pregna. Stai a far l'hacker a me, buona fortuna. Oddio. No. Stai a far fan. No, forse è avvio del sistema di rilevamento laser. Ah, ti sposto di là. No, Giorgi, abbiamo sbagliato tantissimo a fare questa cosa. No, no, di mattina. No! No, come alle 5 di mattina. Eh sì, sono le 05:10, notte fonda. Ma che cazzo sta aperte le 5 di mattina? Hai bisogno di una chiave LRR, mi devi procurare una chiave LRR, Marzone. Numero di errore. Numero di errore? Sì. Errore 5545. 5545, inserisci. E che cazzo è questo simbolo? Totto? Sì. Ok, applicare una carica totale pari a meno 2. Un minuto. Ce l'ho solo due. Frame di emergenza, avviare l'agente lager, devono attivare i frame contemporaneamente. Sei pronto? Sì. 3, 2, 1, premi. Ce l'abbiamo fatta? È stato spettacolare. Questa sarà la missione più pericolosa di sempre. Marzone nel Marzone col VR. No, bro. Modo cosa cazzi tuoi? Devi giocartela con un altro. E devi provare la mia parte. Così anche lui se la gode tutta. Ti giuro, un'altra cosa, bro. Tu stai là sdraiato così? Ma come puoi capire che cosa mi sta succedendo a me sullo schermo lì volte? Ma frate, ma stiamo volando. Se non trovi un indirizzo IP, io sono finito, eh. Allora, senta. Indirizzo IP? Sì, fammi rollare due... la sigaretta nel frattempo. Con calma. Visto che mo non c'è il macello, che magari poi va tutto troppo veloce. No, Giorgitore, tu ti devi fare la parte mia, se no non riesci a capire. 205, 234, sì. 206, 192. Ci sono vari triangoli e poi un quadrato loccato. Ok, questo quadrato... Your partner just initiated the dive. Help okay. Oddio, server without è using la tragedia. Devi schivare queste cose, Marzo. Sopra, centro... Okay. Ma le vedi? Dovrei essere particolarmente forte a fatta cosa, sì. Ah, allora, se le vedi non ti devo dire niente. No, dovrei essere molto forte in realtà. The connection signal between you two is not ideal. Try repairing it before going. Devo riparare il segnale. Sai qual è il problema? Transmit packets. Ok, ce l'ho. Sto scritto. Fai finta di essere un hacker e scrivi qualsiasi cosa qui. Prossima sezione proxy, mi dice. C'è qualcosa? Sì. Ok, valore medio, devo andare verso di là. Ok, vai. Io c'ho degli accrediti da metterti. Te li devo mettere? Non lo so. Non ti so dire. Intracciatori in arrivo. Che cazzo è? Non ti devi far prendere. Sono mezzo forte. Ti ho già fatto la cosa quindi un po' nel chill. Ah, mi devi dire da dove mi arrivano questi cosi, perché da potrebbero... sinistra. Non li vedi? Eh no, mi arrivano da dietro. Non li vedo io dietro. Ok. Visionario in arrivo. Connessione al partner. Ripara. Cosa devo riparare? Router blocker defini false. Define. Ok, false. Ok, ripara. Sto andando al proxy di nuovo, sì. Aspetta che sta lavorando. Ok, io non so cosa sono gli accrediti, frate. Neanche io sono dal proxy. Mi sa che è sbagliato il proxy, o no? No, non l'avevo sbagliata. Strada sbagliata. Ritorna. Router. Mi devi dire qualcosa. Coordinate 9, router. 9-9. Che 9-N, scusa. 9-N, poi? A6. A6. E 1. Sì? F8. Sì. Pulisci o ritorno? Pulisci. No! 9-N! Poi A6. E1. F8. F8. Ritorna. Ce l'hai? Sì. Mi dovevi dire dove che strada devo prendere, perché ce ne avevo tre. Sotto devi andare ora. Dice, a me sembra... No, l'indirizzamento no, sono tre cose. So proxy, se server e un'altra. Come faccio a saperlo? L'hai presa? Non mi chiedere come. Sei in. Marzone, sei un mago. Marzone, c'è una barra. 55Z. Ce l'ho. Vai, aperto. Sì. Ok, questo allora mi devi chiamare. Ok. Ok, 14K. Ce l'ho. ACC. No, gli ultimi tre. Dimmi solo i primi tre. Ok. Ti arriva un rintracciatore da dietro sulla barra dove sei. Bravissimo. Ti ne arriva un altro pure da lì. Okay. Aperto, aperto, aperto. Te ne arriva un altro da dietro. Ok, vai sotto, sotto. Ok, bravo. Rimani là. Rimani là, rimani là. Divisione della rete in arrivo, preparati. Ok, mi devi dire se...
Andiamo a andare. Okay, prossima sezione, server. Server. Database. Server. Buono, siamo quasi al lock. Ma mia, ho sbagliato. Fratello, stiamo chiedendo i server di Amazon, di Twitch. Cos'è? Cos'è che devo premere? Non lo so. È un coronavirus, bro. Ok, non so che... Bersaglio 2.6 GHz. Ce l'ho. E ora? Boh, basta. Penso tutte e due verso la stessa. Dovrebbe essere giusto. Vedo due cose io. La vedo a 3 GHz e 1 tipo l'altra. Io ho messo quell'arancione a 2.6. 2.6 GHz, tempo scaduto. Devo riparare. Dimmi che devo riparare. Scan network force. Bersaglio 5.4 GHz. Messo. Ok. Situazione bandi l'ho messa a 5.4. Non lo so, perché io c'ho una linea blu che va da 4 GHz tutto giù diretto. E non però si può toccare. Mi bersaglio 5.4. Io l'ho messo a 5.4. Ah, è il mio. Vai, devo farlo io. Ok, te ne arriva un altro ora da fare. C'è una barra al centro che ti blocca. Non allineare, non allineare. Che devo allineare? Devi andare la 2 a destra, devi allineare. Come faccio? Ok, quella sinistra portala di 2 slot sopra. Sinistra non la posso muovere solo quelle allora, di destra. Quella a destra vai giù di 2. Così? Ancora una? No, un più giù. No. Ma hai detto te non allineare. La prima a destra vai giù di 2. L'allineo così. E devi allinearla. Mi dice non allineare. No, a me c'è scritto allineare. Ok, quale puoi spostare? Com'è così ora? Ok, no, al contrario, la prima sta... quella sinistra sta in alto e quella destra... Frate, quella sinistra non le posso toccare. Merda. Devi mettere quella a destra. Cosa devo riparare? Veloce. Modulate connection. Cosa devo allineare? Mi è ricomparso la cosa da allineare. Ok, quella a destra spostala di 2 sopra. Quale? Delle 1, 2, 3, 4, 5, 6... La 4, 2 sopra. Se la sposti 2 sopra va su a non allineare. Devo fare così. Io non posso spostare un cazzo. Ora? È giusto? No. Ancora 2 sopra la 4. Ora? No. La 4 di destra, 2 sopra. Ancora una sopra, vai, fatto. Sincronizzare. Devi farlo tu. Perfetto. Hai raggiunto un nodo di sicurezza collegato al server di Cypher. Sei al centro. Eh sì, non per forza. Che devo fare? Non lo so, abbiamo fatto 36 punti blu. E il mio partner che cosa ha fatto? Dati più grandi 10 secondi, non lo so. Scegli tu che vogliamo fare. Dati più grandi ho messo. Ah, questo lo prendo io, quindi tu ti prendi l'altro. Più dati. Entrambi, clicca. Ah, io devo prendere i rossi o devi prendere i blu? E non c'è problema, non ho mai sbagliato a mirare in vita mia. Mi sa che dobbiamo prendere per arrivare a 150. Non me lo prende più quello. Vediamo un po'. Killata. Vabbè, fa mirare. Abbiamo killata? Vabbè, ammirato. Abbiamo killata. Ok, preparati. Cosa devo fare? XXXX attiva. C'ho un meno e un po' un più. Svela. Che c'hai? C'ho un meno e sotto un più. Ok, fa 6545. 6545? Sì. Fatto. Ok, arriva un altro. Entrambi i giocatori devono segnare il ping simultaneamente. Sei pronto? Io non posso fare niente. 3. Pinga. No. Riproviamo. Pronto? Come faccio? Pinga. Va bene. Non so come hai fatto, ma l'hai presa. Divisione della rete in arrivo. Proxy. Proxy valore medio. Non so dov'è, ok. È al centro. Ci sono 3 numeri, devo scegliere quello in mezzo. Preparati. 3.2. Io c'ho 3.2, sì. Ok, faccina che sorride con pallini sulla bocca. E c'ha pure le sopracciglia. Se
ma dove? C'ha il tetto o cosa? No, una faccina, okay, una faccina. Ok, con 3171. Attiva, completato, let's go. Schiva, schiva. Vai, vai, vai al centro. Pronto? Sì. Pronto, 3, 2, 1, inizia. Pinga. No, hai detto inizio, avevo fatto ping. Io c'ho proprio solo il ping. Pinga ora. Ok, allineare, mi devi dire quello dell'allineare, okay. Il 4 quello... non lo posso allineare. Allora, il 2 di destra, 2 giù. No, il 2, devo, destra. Devo così. Ok, fatto. Vai, vai, vai. Perché devo prima spostare quella non da allineare. Ok. Me la devo levare dalle palle. Dove, server, dove? Server. Server, ok, più alto. E però muoviti, sei al centro. No, è giusto. Server è il più alto. Ah, da Mary è al centro, ok. Eh no, sono al centro, ma il 54 stava al centro. Ok. Che cos'è? Rintracciatore in arrivo. Non so. Ah, sì, da dietro ti arriva. Devi scendere sotto. Così sto bene? Sì, stai lontanissimo. Te ne arriva un altro al centro, quindi stai chill. Ok? C'hai una barretta rossa poi davanti a te, c'è un rintracciatore sulla tua barra. Sali sopra, 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 sopra. Ok. Mi devi dire cosa non devo allineare ora. Ok, allora. Hai un rintracciatore dietro. Il 5 di destra. Sì, e deve andare? Dimmi dove deve andare. Sopra, sopra, sopra. Sopra, 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 deve andare? Sì, al 2. Il 5 di destra deve andare al 2. Fatto. Ok, fatto. 4 GHz ora. Ma il via, spostati, spostati! Merda. Abbiamo preso il rintracciatore. Mi ha fatto un po' di danno. E funzionalità da riparare. Signal connection. Ok, ce l'ho. Risolto. Dove devo andare? Non lo so, non mi è comparso niente. No, server proxy o database. Te lo dico ora, database. Database, che cos'è? Valore più basso, 1, sempre al centro, ok. Siamo all'ultimo step, dai. Barra, preparati. Ha un rintracciatore dietro di te proprio. Scala, mi devi dire il numero della scala, devi salire di 1. Sì, 541. Questa chiave non esiste. 545, scusa. Hai un rintracciatore dietro, non esiste. 76L. Non esiste. No, 76L, Giorgio. No, è perché se no morivo. 76L non esiste. 4646, sono due le scale. Fatto. Ora 1.4 devo mettere. Ok, devo riparare. Cosa devo riparare? 55Z, please. Spingimi 55Z. Non lo posso premere, mi devi dire cosa devo riparare. Devi dire cosa devo riparare. Signal bypass. Se non mi dici che riparare, sì. Cosa dove muoio? Mi serve che sia importantissimo. Ah, cazzo, hai ragione. Vai, me lo devi dire. Vai. Ora, allora, meno e più, meno e più. Vai sotto. Meno okay. E più. Vai sotto, sotto. Meno e più ora. Prima almeno sopra, vero? Sì, meno sopra e più sotto. Ma sono attaccati o vicini più? Vicini, non attaccati. Sopra, okay, sopra, sali che ho ritracciatore. 2, 1, 3, 2. Ah, sì, 23P, please. 23 fatta, aperto. Ok. Hai un ritracciatore sotto. A posto. Ok, rintracciatore sopra, ora vai al centro dopo. Bravissimo, va bene pure lì. Allineare 5.6. Fatto. Rintracciatore sulla tua barra, vai al centro. 14K, please. Fatto. Vai. Pronto a pingare quando te lo dico io. Adesso. Ok. La regola, io ho finito, ho fatto. Dovremmo aver finito. Cazzo, era l'accredito che non me l'ero scordato. Accesso al nodo di sicurezza. Stiamo entrando. Ah, dobbiamo mirà. Ok, dobbiamo prendere il più velocemente possibile. Io prendo valore da... lo devo prendere io. Ah, era blu. Sono spaventoso. Io ne vedo tantissimi che girano, Marzo. Ah, io ho finito. Ah, minchia, l'abbiamo presa a bomba. Uff. Io ne ho preso 183, fai cacare, E no, io parto con 0, Marzo, tu parti con 90. Ah, ok. Now go down its layers and neutralize the core. Cioè, questo è solo il livello 1? Marzo. Ah, dovevi farmi la strada, niente, c'è stato un errore. No, ci fosse già, Now go down its layers and neutralize the core. Devo fare strada, così. Ok, allora aspetta, prima ti spiego. Perché io davanti a me... ho la strada che devi creare, così come era prima. Ok, dovremmo fregarli. Il problema è che in mezzo ci sono quei bastardi. Ok, che puliscono. Quindi adesso a sinistra. Aspetta. Ok, destra, che sennò mi cancella. No, una ancora a destra. Ti li puoi schivare. Sì, ma mi devi fare la strada di sinistra e destra. Ok. Ok, devo a destra.
Ok, mandami a sinistra, mo. No, 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 prima. Ok, va benissimo. Destra. Dritto, 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 dritto. È troppo lento, però era giusto. Io perché lagga un pochino. Riprovo, vado sotto. Vai, ora. Destra, 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 sì. Sinistra. Vai, avanti, dritto, dritto. È troppo lento. E tu corri, io te li metto sotto. No, se non ce li ho, però. Fidati. Vai, destra. Vai, sinistra. Destra, cioè sinistra va benissimo. Dritto, 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 dritto. Vai, ci sono, safe. Ok. Ora? Ok, qua è diverso. Perché qua c'ho uno che dovremmo andare viene qua solamente davanti. E devo andare nella stradina a sinistra. Vedi, a sinistra c'è un posto dove qua ho destra, insomma. No, più avanti ce n'è un altro. Qua. Sì, esatto. Quindi vai, 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 vai. Destra. Va, va benissimo. Va a destra, okay, va a destra. Devo andare, ok, devo andare dritto, mo. Ma continuo a costruirmi, va benissimo. Vai dritto, adesso, aspetta, vai. No, sta veni da me, sta veni da me, niente. Vai, vai, continua. CC, ha funzionato. Vai, ok, questo di qua, fronte. Devi andare qua. Ok, vai. Oh, mi ha tippittato da un'altra parte. Dove? Puoi mettere cose tipo che... perché sto mezzo volando. Non capisco dove tu li stia mettendo. No, sto sopra io. Sopra dove? Sto sopra una parte. Tipo c'ho un cubetto verde di fronte a me. Io lo vedo bianco qua un cubo. No, io sto non sto per terra, ma sto a volare. Qua dall'altra parte. Lo riesci a vedere? Sì, ma non vedo i cosi. Quali vedi? No. Ok, questi sono buoni, Però vengono mangiati. I bastardi, esatto. Ok. Rimettili fra... ah. Vai, ok. Vai, 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 pigia avanti. Fatto. Sto sul verde. E mo? Cosa deve succedere? Non lo so, forse devo caderci dentro qua. Vai, buco. Ok, ci livello 2. Livello 2. Sei pronto? Faccio delle porte, sì. Aspetta, devo passo successivo. Porte di rete. Ok, scanner per chiave. All'interno di ciascuna porta scansione le chiavi in base alla tempistica impostata dal tuo partner. Mappatura porte. Marzone, muoviti. Ok, Lino è grigio. Io c'ho porta 1 e porta 2. La porta 1 è a ore 12, sopra di te. Esatto. Qua. No, 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 no. Per me quello sopra devi andare. Come faccio? Qua. Sì. Sì, no, destra però. Questa. Destra? Ok, questa. Quella. Quella è la 1. Ok, io a me da me 3 5 9. Ma io c'ho i colori, rosa, giallo, blu, verde. Pure a me. Io c'ho rosa, che poi diventa blu, poi diventa verde. Io c'ho rosa. No, i colori a sinistra, no, sono giallo, verde, giallo. Ti giallo. Tutti questi chiavi colorati dal basso verso l'alto. Quindi? Non lo so, devo entrarci, sì. Ok, ora mi devi dire i colori, credo. C'ho un quadrato bianco. Ho perso una chiave, che devo fare? Se usciamo giallo. Prima... mi devi dire. Cosa devo fare? Mi devi dire qua per aprire i colori. Aspetta, forse con l'invio funziona. Ok, giallo, giallo. Blu. Fatto. Io ti devo... tu puoi cliccare. Tu sì, puoi cliccare. Sì, sì, devo prendere allora, i colori. Ok, allora te lo dico io. Bianco. No, blu era. Non capisco perché è bianco, ma poi si capito, esce una roba e diventa blu. Dimmi tu. Vai, bianco. Non c'è il bianco, c'è giallo, blu, rosa, verde. Ma come cazzo fa se è giallo quello? Scusatemi. Allora, all'interno di ciascuna porta scansiona le chiavi in base alla tempistica impostata dal tuo partner. Ok, allora devi cliccare un colore nel momento in cui però mi arriva quel coso dentro al quadrato a me. E io non so cosa vedi, zio. Io vedo solo sì, un rettangolo. Un quadrato che arriva dentro un altro. Me lo devi dire te. Ok, e lì ti devo dire questi colori giallo, verde, giallo. Non lo so quali sono, credo cambino. Proviamo giallo, verde, giallo, ma la dimmi, lo devi dire tu, me lo devi dire tu. Vai, allora, ok. Giallo. Verde. Giallo. Vai, giusto. Porta aperta con successo. Ok, è dalla parte opposta la 2. Dalla parte opposta, se questa è fatta vuol dire che è questa. Questa, esatto, vai. Allora, giallo, blu, giallo, rosa. Giallo, blu, giallo, rosa, ok. Giallo. Blu. Giallo. Rosa. Fatto. Porta aperta con successo, let's go. Sblocca. Ti ho aperto la porta, puoi andare? Sì. Vai, let's go. Chiavi richieste 2. No, di nuovo questa merdata qua.
qua c'è un grande termosifone. Accesso al cosa? C'è una chiave, Marzo. Guarda qua. La riesci a vedere? No, io c'ho un muro. Dobbiamo andare di qua. Ok, build a destra. Sono caduto. Sinistra ancora. Destra, vado davanti. Fatto. Tu vai. Dobbiamo prendere la chiave. Ecco, la vedo la chiave, vai. Devo baitarlo. Ok, aspetta che c'è sta il pezzo di me. Vai destra, fulla. Sinistra, bravissimo. Vai dritto. Vabbè, ce l'ho. Ok. Devo tornare indietro. Lo baito, vai. Aspetta che mo mi vede proprio davanti però. Vai. Sinistra. Ok, vai. Dritto. A secca. Dritto a steccoide. Holy shit, volevo andare dietro. Vai, dritto. Io non so cosa stai facendo. Okay. Devo prendere l'altra chiave. Dovremmo andare sicuro sotto. No, arriva il bastardo. Ok, vai. Dritto. Destra. Bravissimo, ok, rimaniamo qui un attimo a chillare. Allora, adesso noi dobbiamo andare a sinistra. Appena mo se ne va questo. Dimmi quando buildarti. Vai! Ce l'ho. Ok, ma dobbiamo tornare indietro. Stessa strada. Vai, sinistra, secca. Vai, fatto. Sopra ora. Facile. Perfetto. Questa è un botto complicata sta cosa. Apri. Ok, qua mi devo buttare, è roba mia. Aspetti, devo dire io. Buttati. Vai. Ale. Fatto? Sì. Nucleo del server. Passo successivo. Di nuovo le porte. Parte di rete. Ok. Ma... Sotto di te. Dando le spalle alla porta a sinistra. Ah. Qua. No, sotto ancora. Aspetta. Bravo lì. Sì. Allora, Giorgi, segnateli perché sarà una tragedia. Vai, dimmeli. Giallo. Verde. Giallo, rosa e blu. Giallo, verde, rosa, blu. Vai. Io te lo dico, non me ne ricordo. Quindi ti dirò vai. Ti dirò A e tu clicca. Vai. A. Nice. Let's go! L'altra oppo, non questa qui, ma quella accanto. No, vai. Accanto, sì, quella questa. Accanto. Vai. Oh, segna. Blu. Verde. Giallo. Rosa. Blu, verde, giallo, rosa. Verde. E rosa. No, ti devi segnare. Zitto. Allora, blu, verde. Allora, aspetta, blu. Verde. No, Marzo, mi devi aiutare a ricordarmeli. Sì. Blu. Verde. Giallo. Rosa. Verde. Giallo. Verde. Rosa. Blu. Verde. Giallo. Rosa. Verde. Giallo. Verde. Rosa. Sì. Blu. Verde. Giallo. Rosa. Verde. Giallo. Verde. Rosa. Sì. Blu. Secondo, me lo sto ripetendo a mente. Non mi fare così, mi metti ansia. No, ti dico sì, sei giusto. Blu. Verde. Giallo. Rosa. Verde. Giallo. Verde. Rosa. Blu, verde, giallo, rosa, verde, giallo, verde, rosa. Ok, proviamoci. Inizio col blu, vai. Nice. Sbloccata, vai. Oddio, cella di potenza 1, 2, 3, 4. Operative. Quale vuoi? Cancellazione software e dati di tutto il server, cancella tutto. Che devo posso fare? Posso disabilitare alcune. Posso disabilitare la cella di potenza 1, 2, 3 o 4. Non c'è scritto niente. A me dice che sono tutte operative. Credo che tu anche debba. Io. Credo che tu debba levarle tutte. Tutte le levo. Sì. Dalla. No. Sì. Sei pronto a cancellare tutto? Ti consiglio di fare cancellazione e vado. 3, 2, 1, premi. Ok, forse ce l'abbiamo fatta. Sì. Lo giochi è troppo figo. Ha sbroccato. È bello vero. Ha sbroccato. Ma pure la grafica è simpatica, eh. Stile Valorant, capito? Queste cose un po' così. No, siamo ai grandi server di Twitch, ragazzi. Mission completed, to be continued. Namo.
Good morning, agents. Buongiorno, sì. You dealt Cypher a heavy blow by neutralizing his main server. But first, you'll impersonate a janitor to get in through come the front door. Come devo impersonare un bidello? Che vuol dire un bidello, scusami? Allora, orari dei bidelli. Io chi sono? Io chi sono? E chi? Oh no, di nuovo la cosa di prima. Database delle evidenze servizi genitoriali. Scusami. Se sei un bidello, sei quello. Elenco dei bidelli. Allora, puoi essere? I bidelli possono stare al suo segreto due ore prima dell'orario di lavoro. Io quindi mi dovresti mettere come Paolina Aguaio. Paolina Aguaio. Paolina Aguaio. Giorgi, questa forse. Eccola. Perfetto. Ci stai, vero? Sono Paolina, sì. Allora, premi per attivare. Vediamo un po'. Scannerizza l'ingresso, decrittura, indirizzo IP. Vai. Ok, il solito gioco. Ai, occhio. Ho sbagliato io. Ok. Boom, primi tre numeri fottuti. Orco, boio. Ah, scusa. No, tranquillo, non sono riusciti a spostarlo. Allora, slida proprio. Ce l'abbiamo. Madre, al pelo, L'abbiamo speedrunnata questa. Orco. Perché qua sta il vento, sta. Siamo da qua. Lasciati trasportare. Andiamo. Orco. Andiamo sopra. Andiamo. No, devo andare io più a sinistra. Pensavo andassi più sopra. No, dall'altro lato. Sì. No, che non si sposta. Aspetta, andiamo un attimo sopra che vediamo dove si ferma questo. Mezzo? Che cazzo sta facendo? Io sto andando dall'altro lato, Giorgi. Io vado solo sopra e sotto. No, peccato. Troppo. Buona, Cerca di rimanere qua. Proprio qua? No, volevo passare, capito? Voglio passare quando si alza. Sì, se può fa. No, eravamo arrivati. Vado. Qua la puoi pure speedrunnare per me. Ah, vabbè. Pure ora potremmo passare. Azzo, stavo guardando la barra. Ocio. Vai giù. Seguiamolo. Marzo? Ok, reset. No, bro, reset. Ma c'è. Sei giù. Ok, ecco. Vabbè, me la collo uguale. Pazzo. No, l'avevo visto quel buco. Sì. No, scusami. No, ne ci. È difficilissimo così verso il basso. Madre, come l'abbiamo infilata. Let's go. Perfetto. Ok, i punti di accesso finiti. In ogni modo resti entrata da qualche parte. Sì, c'è una porta. Si deve rimanere nello scanner per un controllo di sicurezza. Mi dovresti attivare lo scanner di sicurezza. Devo attivare lo scanner di sicurezza, quindi database delle evidenze, sistemi di ventilazione. Rilevato dispositivo, minaccia. Scusa. Niente, i due strumenti di hacking sono stati rilevati dallo scanner. Allora, devi mettere lo scanner di sicurezza. Pannello di stabilizzazione, sistemi di sicurezza, immagino che sia, e poi sale laser. Si chiama controllo questo. Si prega di mantenere nello scanner per un controllo di sicurezza, mi dice. Allora, aspetta. Dobbiamo capire un attimo qual è. Condotto di ventilazione può essere? No. Controllo di sicurezza. Delle pulizie? No. Però ti vedo da qua. Sì, è questa stanza qua. È perché non ce l'ho io questa cosa. C'ho carta geografica? No. A pannello di stabilizzazione però, è quello. Potrebbe vero? Essere questo, proviamo. Qua c'è scritto scanner per l'ingresso del bidello. Ah, scanner d'ingresso. Vai, indirizzo IP mi serve. E io che cazzo ne so. 236 236 111 495 495 231 231 Ale. Vai.
Vado? Entra, sì. Ciao Paolina, rilassa di non muoverti. Accesso granted. The evidence room is at the bottom of the ventilation shaft. Ok, vedi, mo dobbiamo start fare quella cosa per disabilitare il laser e la... Quale laser? Mo lo vedrai dopo. Allora, quindi io che faccio? Faccio su sistemi di ventilazione. Io c'ho robot delle pulizie 1. Ok, e aspetta, robot delle pulizie 2. Carta geografica qua. C'ho davanti a me il condotto di ventilazione con dei laser. Perfetto. Allora, trasferisci questa mappa al tuo partner. Tieni qua. Accetto. Questa è la, è la mappa. Ok. Posso camminare qua? Ah, io vedo che questo pezzo è verde, quindi puoi andare, di sicuro. La problematica sovviene quando dobbiamo andare o ai controlli laser in alto. Controlli, o controlli della ventola. Andiamo prima a controlli ventola. Ok. Per andare là, secondo me, io devo prendere il possesso di uno di quei robot. Quindi se torni indietro, andiamo insieme. Arrivo. E ti dovrò caricare, tipo. No, no, penso che vado a fette. E le scale non le fai? Sulla strada. Solito, ci sono altre cose. E passa. Non ti vedo, però. Dove sei? Ecco. Ah, ecco, ti vai. Ok, da qua, vedi, non puoi scendere. Quindi immagino sia da qua, esatto. Boom, eccomi okay. Qua. E poi devi uscire in strada, allora. Dove? Qua. Devi uscire da qua. E devi ricomparire, continua così, continua così, continua così, destra. Ok, tu vedi i raggi laser? No, vedo il condotto. Forse sono laser. Lì c'è una griglia. Ah sì, ecco, è questo. Fatto che da qua non posso disattivare niente, devo entrare da un'altra parte per cercare di... Cercando io. Di buttarmi c'è in mezzo. No, devi entrare da là però. Ok, non, dobbiamo farlo dopo questo, mi sa. Ah no, aspetta, fermo. Rimani là. Sto qua. Rimani là. Scarica. Strumento di hacking. Aspetta. Ok, entra. Da dove? Lì, da dove, dove eri prima. Ah, ok, arrivo. Ok, fermo, fermo. Ora io ti porto. Tu li vedi laser, no? Sì. Vai un po' più avanti. Vai, vai. Ok, fermo. Okay. Te li blocco così puoi passare. Che strani laser. Ok. Vai. Vai. Sto stanno. Che faccio? Mi butto? Sì. No. No, penso che non mi dovessi buttare. Ah, devi cascare sul tasto. Devi cascare sul tasto. Va bene. Ok, aspetta, torno su. Ok, aspetta. Ok, guardami a me ora. Riesci a vedermi? Ok, bravo così. Un pochino più a sinistra tua ora. Bravo, vai. Ok, gira di ora. Perfetto. Dritto così. Perfetto. Attiva la procedura di stabilizzazione. Vado. Dove cazzo sta? Fatto, ci sono andato. Ok, pannello di stabilizzazione, tensore di velocità, acceleratore di pari... Ok, attiva. Direzione del flusso, cosa devo fare? Condotto dell'ossigeno, correttore, valvole di pressione, fattore di densità. Aggiungi goccia, cosa devo fare? Sto arrivando. In attesa del partner, 20 secondi. Attiva. Ok? Boom. Dobbiamo fare l'aggeraggio, che dobbiamo fare? Ok, imposta il condotto dell'ossigeno su medio. E cosa? Condotto ossigeno su medio? Sì. Allora, prima di tutto dobbiamo fare acceleratore di particelle. Off, on. Boh, io ce l'ho. Qua ce l'ho off, ma posso cambiare tutto. Ok, l'ho messo su medio. Cosa devo fare ora? Ok, mo me lo dice.
Poi, aspetta, la prima parte l'abbiamo fatta. Seleziona D sul riparatore di sovraccarico. Vai, fatto. Ok. Riempi il caricatore di energia. Fatto. Premere ripristina verso l'alto. Ok, premere ripristina scheda. Vai, tu fai quell'altro. Sì, però. Sì, fatto. Okay. Seleziona C sul riparatore di sovraccarico. Fatto. Seleziona 2 sul motore eolico. Collega il connettore rosso. 2 sul motore eolico. Sì. Ok. Collega il connettore rosso, Marzo. Non ce l'ho. E devi collegarlo. Connettore rosso, mi dice. Ah, ce l'ho io. Allora. No, so. Ma non hai fatto 2 sul motore eolico, Gio. Non ce l'ho. Imposta l'acceleratore di particelle su off. Ok. Riempi il caricatore di energia. Fatto. Imposta il condotto dell'ossigeno su basso. Ok. Ne manca l'ultima. Stabilizzazione riuscita. Okay. Ventilation fan stopped. Ok. Now do the same for the laser that's blocking access. Bloccando il laser che sta bloccando l'accesso al condotto. Ok. Di qua, Marzo, devi prendere l'altro robottino. Robot delle pulizie. Numero 2. Robot 2. Robot 2. Vai. Mi devi dire sistemi laser il codice, mi serve. Qua? Sì, sistemi laser. 8678. Ok, ora va. Si era buggato, forse perché eri davanti la porta. Io mi sa che sono GG, non servo sì, più. Sì. Devo passare Marzo, i laser. Cioè, allora, io credo che se vado avanti mi friggono qualcosa. E il sale laser, ve? Credo di sì. Ok, sì. Io posso levare... Posso levarti le telecamere. No, le telecamere credo ti servano. Succede qualcosa? No, io qua vedo dei quadrati per terra. Lo so, con dei laser, li vedo anche io, ti vedo dalle... Ma io non vedo niente, io vedo solo dei quadrati, cioè volendo posso camminare dritto io. Ah no, ci sono i laser in mezzo ai quadrati. Ah, il percorso devi seguire. Da che lato stai? Che vuol dire da che lato? Soprattutto non mi vedi con le telecamere. No, con questa non ti vedo. Mi vedi ora? Ah sì, ok, vai. Allora, vieni dritto. Sì. Allora, da partire da sinistra. Mia? La terra. Mia? No. Dimmi no, la mia. Mia. Dimmi la mia. Ok, dalla mia. Tua destra. Il terzo. Questo. Ok, fai 3 passi avanti. Ok, adesso fermo là. La tua sinistra. Sì. Fino in fondo. Ok, dritto per 1, 2, 3. Ok. Dritto fino in fondo. Così? Sì. Dritto per altri 3. Ok, da quel lato adesso l'unico dove puoi andare, insomma, quello verso la tua sinistra. Fai 4 passi. Così? No, 3. 3 passi, sì. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esatto. Mo dritto fino all'infinito e oltre. Sono troppo facile. Ok, mezzo GG. Forziamo la serratura, vai. Bisogna lavorare, Marzo. Ok, è il classicone. Ah, ti guardo di prima. Dobbiamo prima iniziare dall'altro lato. Sei pronto? Sì. Porta quello sotto. 3, 2, 1, vai. Perfetto. Boom. Li porto insieme. Li porto insieme, ok. Io ne devo portare 2. Scusa, ma puoi toccare l'altro 2? E portarlo tutto a destra, quello sotto? Quando io blocco, vai. Oh, grazie a Dio. Ah. Infatti dicevo di questo. Pronto? 3, 2, 1, vai. Perfetto. Non l'avevo mica compresa questa situazione. Sì. Ah, devi muovere quello sopra. 3, 2, 1, vado. Vai. Ma... Non devi toccare pure il mio. Non toccare neanche quello. Madre, arpelo, bog, aggrado. Ok, arresto di emergenza, vado. Ok, dobbiamo tornare in... Oh, merda! No, ok, disattivato. Dobbiamo rifare quello di prima. Ok. Appena arrivi dovrei riuscire. Sì, sono già arrivato, okay. Attiva. Ok, fase di stabilizzazione. Imposta la sovrapposizione di stato su base.
Triangolo, io non ce l'ho. Eh no, l'ho premuto io. Imposta sovrapposizione su 6. E tu imposta sovrapposizione di stato su base. Densità su 6 fatto, ok. Seleziona 8 sul motore eolico. 8 sul motore eolico. Sì. Fatto. Tu aggiungi 2 gocce all'idrogeneratore liquido. Spunta la C1 valvola. L'ho fatto io. Non ce l'ho. Fatto io. Imposta il tensore di velocità su 22. Olo cannone. E imposta controllo degli urti su idraulico. Controllo degli urti su idraulico. Fatto. Collega il connettore verde. Riempi il caricatore di energia. Fatto. Ok. Imposta il condotto dell'ossigeno su medio. Fatto. Imposta l'attivatore di esplosione su on. Attivatore esplosione. Fatto. Premi quadrato. Fatto. Non ce l'ho. Riempi il caricatore di energia. Fatto. Imposta il fattore di densità su 4. Fatto. Ok. Facilissimo. Good job. Now rappel down the ventilation shaft and use your blowtorch to cut through obstacles. Ok. Vado. Scendo. Ok, tu mi vedi? Io no, non vedo un cazzo. Flusso di rete sbloccato, condotto principale. Eccolo qua. Ok, mo ti vedo. Stai tipo volando. Io sei zero gravity. Ah, io mi muovo a destra. Ok, muovimi verso l'alto perché devo tagliare sta merda. Peraltro io devo anche resettare la cosa della temperatura nel frattempo. Mi devi portare più avanti. Aspetta, aspetta, attento. Ok. Raffaele, aspetta. Più sotto, più sotto. Sotto. Non posso andare io sotto, giù. Devi spostarmi, nel senso lateralmente. Marzo, non posso tagliare se non mi sposti. Però dove ti devo spostare? È sotto. Come cazzo faccio a dire? Marzo, di lato. Cioè, dietro o avanti? Cioè così, dove? Così. Fermo. Ok, vai. Verso di là dove sto puntando, diciamo così. Don't forget you can rotate your body. This will allow you to pass through narrow openings. Verso di là. Quello è come questo cos'è per te? Ok, tieni. Cos'è? Ok, verso sinistra, perfetto. Ora verso destra. Perfetto, così vai giù. Aspetta che non ci passo. Vedete se riesco. Ok, no, quello che tiro è sotto sotto. Sì, ma l'ho detto, c'è rigore. Qua ci sono bordelli, eh. Sì, devo. Ok. Andata 1 di 3. Fantastico. Ok, ti devo. Good job. Now rappel down. Vabbè, Brodero, però qua non c'entra un cazzo, io devo rimettere giù. Ok, mi sto girando. Ma mi devi posizionare bene. Destra, Marzo. Marzo, ma la smetti di farmi morire. Brodero, ti giuro. Mi devi spostare. Destra. Perfetto. Destra! Non ho la proporzione di che cosa sta succedendo, è destra a me al contrario. Quindi è sinistra questa, ok. Sì. Sinistra. Perfetto, troppo. Ok, mo ti ha toccato il piedino e che stavi messo. Sinistra tantissimo. Basta, ok. Oddio, devo girare. Gira. Niente. No, ti ha preso il piedino. Sì, devo forse ritornare su. Destra. Non ti vedo più. Basta, sinistra. Io non ti vedo più. Ma devo andare sopra perché si. Sì, ti serve tempo. Mi per serve farlo. Tempo per girare. Destra, ok. Va bene così. Sinistra, ok. Basta. Quanto? Basta. Perfetto. Fido? Sì. Sì. Sta merda non gira, guarda che è. Ok, devo tagliare sta roba io. Devo stare attento a questo. No, Marzo, mi hai spostato. Marzo, non riesco se mi sposti. Marzo, mi stai spostando. Giusto. Che è successo? Le barre di metallo rosso attivano. Hai tagliato una cosa che dà il controllo. Io che ne so qual è, scusami. Oh, non so, io.
io non sono tutte grigie da me le barre. Il tuo padre l'ha tagliato una barra di metallo. Non mi hai fatto legge. Sì, che non dovevo tagliare. Allora, sono rosse. Ok, quella io sì. Io non le vedo. Quella sì, quella sì. No! No! Mi devi spostare ora. No, vai di là. Qua. Questa? No, no, quella sì. Poi quella no, quella no, quella sì. Quell'altra. No, quella. Ma hai detto quella sì, quella no, quella sì. Perché, perché il laserino aveva puntato per lei. No, che va in diagonale. Ok, ma dobbiamo tagliare pure quelle rosse, ma mi devi dire dove posso tagliare. Allora, se la base di quella, la base di quella. Qua? No, no, l'altra base. Qua? Sì. Ok, quella la devi tagliare in fondo. Proprio qua, in fondo, questa in fondo. Sì. Io non so qual è in fondo, Marzo. Queste? Bro, io vedo al contrario. Alla base? Questa è la base? No, no, la base vuol dire dall'altro là. La base vuol dire giù. No, no, fratello. No, mi devi dire se sull'esterno o sull'interno. Fai così. Dove stai mo? Dove stai mo? L'esterno. Qual è l'esterno? Okay. Interno. Ci siamo? Esterno. E mi devi portare giù. Aspetta che sto a fare la temperatura e la porta. Qua? No, sopra, sopra, sopra. Interno. Interno. Oh, let's go. Spostami un po', sennò prendo il muro. Non vedo una fica. Però, ok, va bene. Vabbè, doable, frate. No, mezzo abbiamo finito. Mezzo doable, dai. Fuori dai limiti, non ho più la telecamera. Use the evidence database together with your partner. È tempo di diventare un detective. Usa il database delle prove che devo fare per trovare e sbloccare lo smartphone confiscato. Bro, dobbiamo prendere il cellulare, dai. Forse l'ho trovato. Strumento di hacking, inserisci il codice del dispositivo, ce l'hai? Sistemi di sicurezza, no, non so dove andare neanche. Database delle evidenze, vai, dimmi. Mi serve. Allora, io sto vedendo ora la 3. Codice mi serve. 37. No, sono quattro numeri. Se è questo almeno. Il database delle evidenze sarà questo. Trovato, dai. 84. Ma no, sono sempre quattro numeri. Ma me li devi dare tu. No, sto inserisci il codice di accesso. È questo almeno. Usa il database per sbloccare lo smartphone di Cypher. Aspetta, l'ho trovato. Perché servizi? L'ho trovato. Okay. Allora, il codice d'accesso è 4466. 4466. Hola. Ci sei? Sì, allora cosa ti serve? Codici di crimini, articoli confiscati o riprese della videocamera? No, codice della roba confiscata. Ok, articoli confiscati. Cosa okay. ti serve? Cos'è il 30? Dammi il codice del 30. Il 30. È un iPhone old school, quello col tastone. Sommiato in mezzo delle cose. Non vedo le foto. Aspetta. Ah, c'ho il database io. Indici riferimento. Cioè, armadietto 61, armadietto 30 ti serve? Sospetti. Come si chiamava il tizio che stiamo... Non stiamo cercando nessuno. Non ho idea, sto cercando il 30 ma non lo vedo. Allora, io posso accedere a un PC che mi dà il database delle evidenze e mi dà indici di riferimento, sospetti e riprese della videocamera. Ah, è armadietto 30, telefono Global G6. Vai. Numero di serie, ti serve? O indici di riferimento? Aspetta che te lo dico subito. Aspetta, questo è il numero 2, il 30, giusto? Sì. Allora, io per accedere al cellulare, mi dice, sì? Inserisci il codice del dispositivo. Devi provare OML933. No, allora lo devo vedere da qua, indici di riferimento, dimmi gli indici. Ok, 11. No, indici di riferimento è ML933. Vediamo un secondo, aspetta. Numero di serie della pistola di Cypher 97206618. Aspetta, 97 hai detto. 97206618. 97206618, ce l'ho. Sì. Allora, detto 80. Ok, abbiamo la pistola. Quindi noi dobbiamo trovare l'armadietto 80, a chi è collegato? Dobbiamo cercare ora. Ti posso dire solo l'indice di riferimento, il numero di serie. Mi va benissimo, l'indice di riferimento. JB498. J? JB, sì. Juventus Bologna. JB498, Calvo, è l'ispettore. Attacco Daniel of Service, 24 ottobre. JB498, giusto? Sì.
Hai il codice del crimine? Aspetta. Codice crimini, ok, qua sì, ma come lo trovo? Dobbiamo praticamente utilizzare, dobbiamo incrociare i dati che abbiamo. E qual perché è la cosa tipo crimine che devo cercare? Attacco denial of service. Il DOS. Ecco, no, GLF. Genova, Livorno, Firenze. Aspetta, come hai detto? Genova, Livorno, Firenze. JLF, giusto? Sì. Non J, proprio G. G? Genova. LF. Sì. Oggetto confiscato, pistola e telefono Sanico. Lucas Maidana. Mi riesci a collegare Lucas Maidana? Che armadietto è? Il numero dell'armadietto? Lucas Maidana. Ma me devi dire, non ce l'ho i nomi. Maschio JLF. Ma non ho i nomi, Gio. Cazzo, cos'hai tu? E io dall'altra parte te l'ho detto, c'ho semplicemente il che cosa è stato confiscato, il numero di serie, il riferimento, l'armadietto. L'armadietto mi serve. Ma non c'ho il nome, come lo trovo Lucas Maidana? Non lo puoi rintracciare tramite attacco denial of service questa roba? No, non c'ho scritto negli oggetti confiscati il che cosa hanno fatto, quant'altro, Magari riesci a ricondurre a quale numero è. Telefono Sanico 11. If you're not sure how to proceed with this quello te lo posso cercare, sì. Don't hesitate to consult the hints. Telefono Sanico 11, ce l'ho. Che cos'è? Armadietto 63. Armadietto 63. 60. 7. Cazzo, sono messi i numeri, scusami. Ce l'ho il telefono. Sono qua davanti. Allai. Però non ho il codice. Per aprirlo? Sì. E non so se ti può servire lì il riferimento? No, sono quattro numeri. Allora non lo so perché c'ho solamente serie e riferimento io. Cypher, nome reale sconosciuto. E c'ho lui che sta alla scrivania con qualche cosa. Vai e accetta il telefono di Cypher 2356. Ma porco, due. Vedi, allora ce l'avevamo. 2356, vado. Vediamo, preso. Ci siamo. Ce l'abbiamo, Marzo. Cos'è? Ok. Fumogeno. Perché? Boh. Ah, perché ama. Ok, per pensare che è un incendio. Vabbè. Anche meno. Mi sa l'ultima missione questa, eh? Non lo so. Mi sa che è l'ultima, Marzo. Good morning, agents. Thanks to your brilliant work, quindi l'abbiamo schiamato. Finally located Cypher. L'ultima missione, zio. He is currently hiding in Singapore, where he plans to detonate a cyber bomb that would wipe the entire city's Big Bang Theory data. Si chiama. This would lock millions of people out of their own lives and send the region into chaos. Ce l'ha con la Cina questo? Tonight, sì, però, cazzo, your mission is critical. Prevent the bomb's detonation and apprehend Cypher once and for all. Good luck. Ok. You're in the Marina Bay Grand Hotel. Okay, find Marina Bay Grand Hotel. And retrieve the coordinates of the bomb from the network. Ci sono dei droni che credo mi spottino. Holy moly. Mi sta ricreando cose. Coordinate della bomba e il tuo partner droni di sicurezza. Io sono al piano 57 e c'è un drone qua. Aspetta, no, che posso fare caricature EMP? Boh, non faccio un cazzo. A che piano devo andare per prima cosa? Allora, il mio partner è a livello 58 e sì. La bomba dovrebbe essere sotto. 57? Ancora di più. Più del 57? Sì. Allora, scendi. Sì. No, io devo andare per forza a uno dei tre piani. Ah no, la bomba sta una al 58 e una al 59. Ok, vado al 58. Ok, sali sopra. Dovrei aprire tu la porta, ma sono al 58, ma ci sono dei droni. Ok, vai tranquillo, vai. Allora, se vai dritto e a destra ti becca un drone, quindi aspetta là. No, perché viene fino a qui. No, sta facendo, vai e cerca un ripostiglio. Sta ritorna indietro. Vedi, c'è un ripostiglio? Mi sono buttato. Bravissimo, aspetta là. E ora che dove devo andare? Io posso uscire dall'altro. Posso uscire dall'altro lato, eh? Puoi uscire dall'altro lato? Fatto. Ah, ok, allora. No, torna indietro! Rientra. Ok, rimani là, che da là è un buon modo per uscire. Ok, vai adesso.
adesso a sinistra. Ed entra subito. No, non puoi più, non puoi più, non puoi più. La dobbiamo aggirare la porta. Bisogna aggirare la porta, Marzo. Poi sa, tu non riesci a capire qual è la frequenza del drone, perché io ti posso mandare degli EMP di frequenze differenti che abbiano l'ID del drone, mi devi dire. Come faccio? Ah no, 5, ce l'ho scritto io, niente, sono un coglione. Dammelo, dammelo, dammelo. Aspetta, 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 aspetta. 360, dove cazzo sta? 320, 40 e 60, sarà questo. Trasferisci. Ecco a te. C'hai un drone. Menaglielo. No, l'hai missato. Ridammela. Drone neutralizzato. Ok, ma non è vero, sta là. Fake out. Rifammela. Boh, morto, vai, entra. Dobbiamo aggirare velocemente, Marzo. Non c'è un cazzo. E ora, ora inizia, ora inizia. Grazie all'assistenza del partner. Vai, Marzo. Eccoci qua, state uno e va. Madonna. Oh, merda. Tirami quell'altra sotto, poi. Devi prima fare questo. Marzo, devi portarla lì a sinistra e devi portarla verso destra. Devi, devi spostare quello sotto. Vai. Non morì, non morì ora, non morì ora. Non molla ora. Ce la posso fare. Era più facile quello che pensavamo, Marzo. Beh sì, in effetti era abbastanza una cazzata. Vai, dobbiamo girare questa. Ok, fai. Proxy SCB1, coordinate 382002. Aspetta, aspetta, oh, com'è? Prima coordinata? Proxy SCB1. No, no, solo coordinate. Coordinate 382002. 382002. Yes. Seconda coordinata cyberbomba. Sono due, sono, ah no, per questo è per individuare poi. Sono tutte e due insieme che servono. Dobbiamo andare a fare l'altro? Andare a prendere l'altro, sì, là il piano sopra, Ok, vado. Ok, ce l'hai, oh! Dammi una bomba. Che bomba vuoi? Ma perché li vuoi ammazzare tutti? Perché così è più facile. 5.40, vabbè, trasferisci. Dammi sta cazzo di bomba. Coglio le sfondo. Arriva, arriva, occhio! La frequenza MP non corrispondeva a quella del drone. Numero 3, numero 3, 340, ho sbagliato. Rivammela. A te. Ok, morto. Baron. Apro. Che devi aprire fa? Non c'è niente dentro. Non lo so, qua mi fa aprire. Ma devi stare di sopra, che apri ma credo che serva a qualcosa, no? Si deve... Aprimo. No? Apri, non c'è niente dentro. Easy. Perfetto. Come sapere che ci trovi dentro, mo? Non so. Non... La mondezza. Ok, allora ritorna alle scale e sali sopra. Vado, 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 vado. Occhio che mo ti trovi il 4, davanti. Aspetta che gira. Dammi la bomba. No, ma lo lascio là, vai, vai dritto, sali. 59. Da dove sali tu sul 59? A destra, adesso avrai un drone che è il numero... Ah, occhio, entra lì, bravissimo. Il numero 6, ti do quella per ammazzare il numero 6. È qua dentro. Merda, era dentro il corridoio. C'è dentro il corridoio. Ma non lo sapevo, non lo sapevo che c'è dentro il corridoio. Ok, rimani là, mo vai, dammi la bomba, dammi la bomba. Non lo sapevo che era dentro. Ok, 6.60, quello dietro di te, eh? Non quello, non quello, non quello, quell'altro. Qua? Sì, ammazzi questo con quella. Ma... l'hai ammazzato, però forse troppo tardi. Troppo tardi, troppo tardi. Ridammelo. 6.60, no? Era il numero... No, lei è morto, niente. Buono. Ti do quello per ammazzare il numero 9, che è quello che trovi là dentro, okay? Vado, faccio quello dentro, vai. Vai, lui... Morto. Torni indietro, no? Andiamo a aprire le porte. Ok, se vuoi tornare in gli altri si lasci là, che tanto non te fanno un cazzo. Questa porta? Sì. Vado. Mica quanto siamo diventati sgravi comunque, eh? Ormai sì, abbiamo capito piano piano. Tu devi provare assolutamente il ruolo mio. No, ma si possono spostami quello toccare, sotto, bloccami quello sotto. Ma si possono toccare, non c'è. Ah, è vero, è vero, è vero. Vai. Vai di più, non castriamo. Vai. Ale. Vabbè, facilissimo questo.
Coordinate, prima dobbiamo girare. Give me one second. Ah, è vero. Proxy SCB2. Non mi serve. 58, 97, 58. Boh, mi individua. Good job, agents. We now know where the bomb has been planted. I'll send a squad to surround Cypher's hideout. Will you move to Dragon Island and neutralize the bomb? Okay. Okay. Dobbiamo pure arrivarci in barca, cioè, senza far così. Use your network. Premi space per passare una visualizzazione all'altra. Ok. Flusso di rete. Che cazzo vuol dire? Gatto virtuale, selezione veri dettagli. Non credo. Hai preso della roba. Qua? Mi stai prendendo altre persone. Ok, vedo il simbolo della bomba. Trovata la bomba. La prima l'ho trovata. È qua sopra. Dobbiamo entrare qui dentro, Marzo. Qua dentro. Quelli nella lista di controllo della polizia, può essere che sono interessanti da sapere? Potrebbe essere, non dico che non può essere. Strumento di hacking, che cosa ho fatto? No, occhio, mi sa che ci sta un drone che potrebbe rompere i coglioni, eh. Stai continuando a prendere dei visitatori? Sì, ma devo aggirare qualcosa. Io la bomba l'ho trovata, ma devo aggirare qualcosa per arrivare alla bomba. Ce l'ho qua davanti a me. E che cosa vogliamo aggirare? La bomba è qua. A me, riceverai una notifica quando il tuo partner richiede il tuo aiuto per aggirare un account. E fino a che non mi mandi la roba io non posso fare niente, eh. Dobbiamo aggirare qualcuno, dobbiamo aggirare qualcuno, dobbiamo aggirare un cristiano. Ah, mi posso connettere a un relay wifi, tipo. Vai. E a che wifi ci vogliamo connettere? Proprietà privata, state alla larga. Dobbiamo trovare chi ci può sbloccare questa roba. Però mi devi aiutare a capire chi devo aggirare delle persone. Devo aggirare un cristiano, sì. Come sul treno. Ma non so chi. Non hai detto c'è la lista della polizia, secondo fa. No, c'ho la lista dei visitatori. Ma sono mille nomi. Mi sa che c'è qualcuno che dobbiamo scioccare, frate. Secondo me stiamo a sbagliare, Giorgia. Non è quello che dobbiamo fare. Flusso di rete 1. Ok, perfetto. Aspetta. Mi devi dire quella giusta. Ce l'hai selezionato un passo vicino a tutte, così le prende. Non mi ci posso connettere. Perché dice ci deve essere un trasmettitore della stessa frequenza nelle vicinanze. È un cristiano. È un cristiano. È una persona. Una persona. Quindi, qua sono tutti a 532 gigahertz. E quanto devo prendere io? Ti dico chi è uno che trasmette a 532 GHz. È Blanche Ong. In questa zona? Non lo so dove sta, servito la nazione, c'è scritto. Come? Blanche Ong. Sì, ma cosa? Cosa fa? Ah, c'è scritto, ha servito la nazione. Blanche Ong, trovato, let's go. Però c'è sta uno sulle scale che trasmette la cosa giusta nel posto giusto. Ho trovato Blanche. Prova, però Blanche fa 5.32 e là vicino mi sa che non c'è il 5.32. Prova a scannerizzare il grill di pesce di Captain Awa. Ua qua. Vedi se fa 5.32. Dov'è? Qua? A fianco, sì. Vai, fa 5.32. Allora, pia Blanche. Ok. Fatto. Ok, fatto. Mi posso connettere. La porta è chiusa, che cazzo vuol dire? Sì, perché dobbiamo aprire la porta, che è qua. Ok, sì, la porta sta qua, la vedi? Ce l'ho davanti. È aperta. Proprietà privata, stata alla larga, mi dice. Forse cioè, in questa zona? Non possiamo connettere. In questa zona qua? Posso connettere pure qua, sempre la porta è chiusa però. Mi dobbiamo trovare un'altra persona. Ah, mo è aperta però, eh. Ok, perfetto. Serratura, Marzo. Beh, mi devi mandare una roba? È serratura. Quello del grimaldello, quello solito. Vai. No, aspetta. Vai giù. Senza panno tocca. Ok, portiamo prima sopra questo. Vai, muovi quell'altro sotto. No, mi serve che mi muovi quello sotto. Questo. 3, 2, 1. Ok, 3, 2, 1, muovi la cripto cosa. Vai, veloce, vai. Vai, fatto. Perfetto. Next.
Ah, questi vanno insieme, quindi tocca fa così. Aspetta. No, 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 torna indietro. Vai ora. Rimuovi quello sotto, devi muovere. Non posso. Quello sotto sì, lo puoi muovere singolarmente. 3. Ok. 2. 1. Via. Ah, ho sbagliato io. Troppo veloce, vai. Sotto, sotto, muovi quello sotto, muovi quello sotto. 3. 2. 1. Vai, muovi. Ah, devo riprendere quell'altro. Devo io farlo bloccare l'uno. Devo far bloccare io l'uno. 3, 2, 1, vai. Vai, Gigi. Fatto. Last one. Siamo in. Siamo. Ma. Ah. Aspetta, aspetta. Tu devi tenere quello c'è sotto. Ma questo che. Mi devi portare quello verde a sinistra. Vai, 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 muovi quello sotto ora. Ok, mi devi bloccare il numero uno, te. Vedi? Ok. Perfetto. Mezzo is. Okay, strumento di hacking. C'ho la bomba, c'ho la bomba, c'ho la bomba. Cyber bomba. La porta lo sai schierare l'esplosione. Trova l'interruttore nel modo per disabilitare la la protezione. Non c'ho un calo. Interruttore remoto della bomba è nascosto. Ok. Ok, no, 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 no. Devi uscire di nuovo. Sì. E andare su questo wifi dove mi sto connettendo. Però mi devi hackerare uno che ci sta vicino. Ma non mi devi dare un'informazione dove devo andare. Aspetta, che devo trovare il tizio e poi te lo dico. La cosa si chiama flusso statico. È in basso. Da quando hai. Vai giù, giù da dove sei tu. Di qua? Di qua? No, no, giù, 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 al contrario. Non c'è io il mio. Qua. Vai, vai, vai giù. Sì, devi trovare Laura Pratt. Ci sono delle scale, scendi. Sali, le salgo, le salgo. Ok, le sali, vai. Tutto in fondo, sta tutto vicino al muro, Laura Pratt. Questa qua, questa qua. Guarda che c'hai dietro di te. Questa. Laura Pratt, trovata. Vai. Vai, aggramo Laura. E poi tocca sperare che si avvicina verso l'altro coso, così mi ci connetto. Laura Pratt si sta muovendo, piano piano. Tre giuste e una sbagliata. No, non è grazie, non è grazie. Due giuste e due pure, ma non nella posizione. Ole. Mo questa me si deve avvicinare alla rete wifi. Sta andando, sta andando, sta andando. Gira a sinistra. Sta andando verso la porta, sta andando. Ma non è là che deve andare. E tu devi andare, io la sto seguendo. Da dove sei salito tu? Sta andando, sta andando. Mia madre, Laura, mia madre. Anzi, spignila. La sto spigna per davvero. Dove cazzo? Ecco. Oh, beh. Sta là, dai, acchittala. Va. Questo partner deve scansionare di nuovo questo flusso per liberare la funzione. Non devi dire quale flusso, però. È sempre quello giù, giù, giù. Dalle scale che hai salito. Questo? No. L'altro? Tali le scale, le scale, le scale, le scale, scale. Ok. Ok, e mo mi dice l'interruttore remoto della bomba è nascosto. Io lo clicco e che cazzo cambia? Qua c'è Laura, sta arrivando. C'è sta a fianco, no, ma non mi fa. Ah no, devi beccare quell'altro, devi andare a selezionare questo. Boom, connetti. Questo? Quello là, sì. Ok, abbiamo trovato il tizio. Attenzione, sai farà schierato una squadra. Devi andare verso le scale alla tua destra. In fondo, in fondo, in fondo. Hacking in corso, che cosa sta succedendo? Non lo so, mi devi dire tu. I droni hackerati da Cypher. Non vedo più con i droni, ma non vedo. Ne frega un cazzo, li ho mai usati. Prova a non farti vedere. Non mi devo fare. Ok, non mi devo vedere. Non lo sappiamo. Ok, allora esci e vai sulle scale. No, dall'altro lato, dall'altro lato, dall'altro lato. Sali, sali, sali. Alla tua sinistra adesso dovrebbe starci un tizio rosso. Ecco, è lui. C'è una pistola. E quindi non lo devi prendere. Cosa dobbiamo fare? Use your network view to locate the cyberbot. Se non devi prenderlo, non so che cosa bisogna fare allora. Forse bisogna girare il drone. Ah, no, è una persona. Era sul ponte. E come facciamo? E non lo so, Marzo, se... Hai trovato la bomba, ma l'apertura della custodia rischierà l'esplosione. Segui la traccia fino all'interruttore remoto. Fai qualche cazzo. Ok, l'altro da prendere.
è quello, la bomba di Cypher. Dove stavi tu adesso? Okay, sì, ma mi serve il nome. Dentro. No, rimani là dentro. La bomba di Cypher, sì. Rimani là dentro. Sì. Ok, esci e vai alla tua sinistra. Vedi che c'è sta... No, no, destra. E quella è a sinistra. No, non è giusto, è giusto, è giù. Dietro, 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 giù. Vicino al muro. No. Rimani fermo là, fermo là, fermo là, fermo là. Sta arrivando drone. Sta arrivando drone. Marzo, tu mi devi guidare quando esco dalla porta in che direzione devo andare. Io c'ho una freccia, cioè non è che non te vedo. Non okay. So che cosa c'è. Dove devo andare non ora? No, mo non devi uscire. C'è sta il drone. No, è già passato. Appena esci vai alla tua sinistra. Dritto, dritto bro, dritto. Sinistra. No, quel coso. Dietro di te. Questo? Quello dove sei passato sopra. Ma allora dimmi scannerizza quello, fatto. No, dietro, no, 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 l'altro, la tua sinistra. Vai, quello, fai mo. Dietro, no, una. È una cosa diversa, Gio, non è quei cosi che hai visto fino a Marzo, una, è una persona da aggirare. Girate, vai bordo bordo, bordo bordo, non te pia, sei tranquillo. Ok, gira appena verso sinistra. Sì. Sanziona adesso e aggira. Chi? Questo cosa, rete wifi, connetti qua. Dietro, no, 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 di fronte. Sinistra. L'altro? Quello lì, ecco. La posizione della bomba è attiva. Ok. Quindi a regola d'arte adesso bisognerà ritornare alla bomba, credo. Vado? Apro? Prova. This is it. You have one chance to get this right. Non c'è la possibilità. 5 codici. Che cos'è? Numero di lettere del numero di serie. Numero seriale FLHG 4 3 no, 5 8 7 quante so? FLHG 3 5 8 7 no? 3 5 8 7 prima c'è FLHG. Ebbè, quindi 4. Sì. Quante lettere sono? Sono 4 lettere, ok, 4. Premere il pulsante quando l'ultima cifra sul timer è 2 o 7. E no, quale pulsante? Un buon pulsante, c'è scritto il pulsante, non penso sia un rosso, non lo so. Lo devo premere? Sì, quando c'è 2 o 7 all'ultima cifra però. Modulo okay. Bomba sicuro, perfetto. Allora, altra cosa, preimpostazioni dei parametri. C'hai una cosa che ho scritto 1, 2, sì. 3, sopra ci sono dei simboli? No, devo mettere un codice, però c'è scritto solo preimpostazione. Ok, allora, che simboli hai? Non ho simboli. Non ne hai? Carica elettrica, allora io c'ho carica elettrica, fili. Carica elettrica, allora, numero di batterie sul dispositivo? Una, aspetta, aspetta, aspetta. Due. Una, due. Due. Due, sicuro? Sì. Ok. Allora, se c'è un simbolo della fiamma, sì. Corrisponde a 9. Se invece un nucleare corrisponde a 7, se un coronavirus è un 3. No, il simbolo del fuoco. Allora è 9. Non c'è so pure, dove, non so cosa. C'è pure ma un simbolo blu che sembra tipo una navicella, tipo un occhio. No, no, questo è un triangolo giallo ed è 9. Triangolo è verde. Triangolo giallo col fuoco ed è 9. È verde, 9. Poi? 9. Fine. Eh no, che è un numero solo, sono 5 i numeri che devo mettere, Marzo. Eh no, da me ci sento. Facciamo prima, facciamo prima, facciamo prima i fili. Ok, passo finale però se chiami i fili, Gio. Eh là, no. Che, Io ho una fiamma. Allora, porte di rete, porte di rete. Ok. Metti qua muovono all'infinito. Allora, qua mi dice se la porta 1 è il valore più basso, ingresso rosso. Se la porta 2 è il valore più alto, ingresso blu. A me ci sento, trova l'unico numero, okay. Numero ok, non... mi devi aiutare con queste cose. Se la porta 3 è l'unico numero dispari, ingresso verde. Se la porta 4 è l'unico numero pari, ingresso giallo. Te li ripeto. Aspetta, aspetta, che devo fare prima io. C'è il simbolo del coronavirus pure, comunque. L'ho appena aspetta visto. Aspetta, che devo fare il. Devo fare un minigioco io per scovarti la porta di rete. E devo prendere l'unico numero che non cambia. Ma l'ho fatto. Difficilissimo, raga. Ma però, ma l'ho già fatto, scusa. Io c'ho. Se la porta 1 è il valore più basso, ingresso rosso. Allora, prova, io c'ho 838. Ok. 26. 419 e 812. Allora, Marzo, ascoltami. Se la porta 1 è il valore più basso, ingresso rosso. Se la porta 2 è il valore più alto, ingresso blu.
Se la porta 3 è l'unico numero dispari, ingresso verde. Se la porta 4 è l'unico numero pari, ingresso giallo. E allora, iniziamo dal primo. Dimmi la prima cosa, cos'era? Se la porta 1 è il valore più basso, ingresso rosso. Allora, no, no, perché ha 838, è il valore più alto. Se la porta 2 ha il valore più alto, ingresso blu. Non ce l'ha, è il più basso. Se la porta 3 è l'unico numero dispari, ingresso verde. Allora, 8 è pari, 6 è pari, 2 è pari, 19 invece è dispari. Quindi quello è dispari, è quella. Se la porta 4 è l'unico numero pari, ingresso giallo. No, 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 allora è la 3, è la verde. Quella che mi è la penultima. Confermo? Sì. Buona, è andata. Ok, passcode mi dice, ti serve? Aspetta. Allora, io dobbiamo fare carica elettrica. Io ho 3 cavi, giallo, blu e verde. Il verde c'è il simbolo del fuoco. Il giallo c'è il simbolo del coronavirus. E il blu c'è tipo una sorta di occhio con un cerchio, dentro un cerchio. Ok, allora, sentimi a me. Io ho l'occhio dentro al cerchio e il nucleare. È il simbolo del nucleare. Quindi io ho numero di batterie sul dispositivo e tu mi hai detto che sono 2. Sì. E io clicco 2. Mi apre questo pannello dove c'è un triangolo giallo con all'interno una fiamma e c'è scritto a fianco il 9. Un triangolo giallo con all'interno nucleare e c'è scritto il 7. E un triangolo giallo con all'interno il COVID e c'è scritto 3. Quindi io immagino che l'unica cosa che vada proprio giusto è il 3. Perché tu sai. No, 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 ascolta, ascolta, ascolta. Sono 4 numeri da inserire. Ma io non ce n'ho, c'ho solamente ogni di queste immagini corrisponde a uno di questi numeri che ti ho detto. Quindi il fuoco giallo 9. Allora facciamone un altro. Preimpostazione dei parametri. Decriptatore di codici? Questo è. Qua mi dice questo modulo richiede un codice d'accesso, 5 cifre. Ok, io al momento ho semplicemente 3 simboli con 3 numeri sotto e non posso cambiare niente. Sono uno è una L al contrario con un corridoio. Immagino che sia un corridoio praticamente con una cosa per andare da là. Non riesco a capire questo della carica elettrica. Ah, okay. Prova a scrivere 293 2973. Ma no, me ne manca una, Marzo. Non ne ho veramente. Sono 5 o 4, scusami, le cose. Allora, ascolta. Preimpostazione dei parametri sono 5. Carica elettrica sono 4. Carica elettrica sono 4. E scrivi 2973. Ma perché? Ma perché qua il numero di batterie di dispositivo 2 e poi c'è scritto in ordine 973. Riprova a fare così. Codice di accesso non valido. Allora non ne ho la più pallida. Se vuoi io ho quella della porta di rete, la passcode. Ma abbiamo fatto 63882. Sarà, mi, okay. mi dà la password. Però 63882 che va nella preimpostazione. 63882 63882, sì. Ok, mi sono comparsi 3 esagoni. Ho 1, 2, 3 e ho delle frecce sopra e sotto agli esagoni. Devi cambiare i simboli, immagino. Sì, ci sono dei simboli se li premo. Ok, il primo è un corridoio con una cosa per andare a destra. Una L al contrario e poi un'altra cosa che forma... 2L, diciamo. Sì, sono 3L. Ok, ce l'ho. Aspetta, vedo se c'è uno simile, aspetta. Ce l'ho, poi, 2. Al 2 è una R senza la chiusura sinistra della linea dritta. Senza la linea dritta. Ok. Al 3 è il simbolo Zano Next. È quello per nextare sul telecomando quando te rompi il cazzo. Oddio, aspetta, non lo so. È una V verso destra. E poi una linea dritta. Esatto. Ok, ce l'ho. Confermo. Buona, okay, pure questa. Bomba sicura. Vai. Ok, ce ne mancano 2. Dammi il decriptatore di codici. Che cos'è che è? Rivela codice d'accesso. No, allora. No, ci manca. Ci manca la carica elettrica da fare. No, ma facciamo il decriptatore di codici, che ancora è come questa volta. Non ce l'ho il decriptatore di codici. Non ce l'hai. L'abbiamo già fatto. Come l'abbiamo già fatto? No. Io c'ho solo fili e carica elettrica. Ancora devi mettere la password del decriptatore. No, dobbiamo mettere carica elettrica. Sì, ancora non abbiamo aperto la carica elettrica. Prova a fare al contrario, fai 3792. Con accesso non valido. Possiamo provare a mettere il decriptatore di codici, ma... Clicca decriptatore di codici. 4, 2, 8, 8.
Proviamo. Aperto. E ora i numeri. Il simbolo del coronavirus era il numero 3. Il simbolo dell'atomo 7. Simbolo dell'altro è il 9, giusto? Sì. Done. Ci manca l'ultima. Ovviamente non conta un cazzo. Ok, 60 secondi. Protocollo di taglio del filo. Se il cavo verde è adiacente a un cavo giallo, tagliare il cavo superiore blu quando il circuito 4 lampeggia. No. Se i due fili rossi sono adiacenti, tagliare il filo verde quando... Se un filo blu è adiacente a un filo verde, tagliare il filo giallo quando il circuito 2 lampeggia. Se il filo giallo si trova da qualsiasi parte tra due fili blu, tagliare il filo inferiore rosso quando il circuito 1 lampeggia. Ok, ce l'ho. Circuito 1 deve lampeggiare, e poi taglia il rosso. Inferiore rosso. Ce l'ho, l'ho fatta. Let's go! Mezzo in. Bravi! Mezzo facile. Cazzo di fatica! Comunque Marzone sei tu questo che ti sei rifatto il colore. Sei palesemente tu che ti sei rifatto il colore. Io ho fatto Michael Jackson invece. Arriva la telefonata. E questo sarà il gioco 2 che uscirà. Good morning, agents. Ok. E questa è la cosa che esce il 2. Ok. Posso dire carino? Mi è piaciuto? No, simpatico. Ma tu ci hai mai giocato a Keep Talking Nobody Explode? Sì, con Titti. Per quello ti ho detto, la conosco. Cioè, so come funzionava questa roba. Questo l'abbiamo finito. Immagino che uscirà Operazione anziché Tango, uscirà Operazione Bravo. Sì, qualcosa del genere. Figo però, cazzo. No, è simpatico, eh. Figo, mi è piaciuto, è fatto bene come gioco, cazzo. No, bello. Bello vero come gioco, è stato simpatico. Allora, sì. La missione sul treno, la più bella in assoluto. Io ripeto, comunque ti devi giocare la parte mia. Infatti quello lì poi sarebbe da rifare, però me la dovrei... Forse mi conviene vedermelo, però, perché ormai so tutto. O così, o se no te la dovresti rifare con uno che non l'ha giocato, così comunque c'hai l'enfasi di quello che non sa che cosa gli stai dicendo. Lo so, però ormai so i giochetti. Sì, però, ti ripeto, io We Were Here, al contrario, poi l'ho giocato, è comunque figo. Cioè, se questo tu lo giochi dalla mia parte, però quello dall'altra parte non deve sapere un cazzo, e rimane comunque simpatico da fare. Il fatto è che se lo rifacciamo a parti inverse, lo sappiamo. Sì, perché, no, perché no, lo speedrunniamo. Lo speedrunniamo. So che cosa ti dico di fare, sì, e quindi sì. Devo dimenticarmelo per rifarlo così, secondo me. Secondo me passa un po' di tempo e lo rifaccio, non mi ricordo una sega. O così, o se no semplicemente ho detto becchi uno, Figo. Tipo Axel, ho detto che non l'ha mai giocato, lo becchi, lo fai ed è simpatico. Però personalmente per quant'è? 11 euro è costato? Per 11 euro? No, credo che in sconto meno, eh. Vabbè, io perché il prezzo che avevo visto, però sì, c'erano gli sconti di Steam. Ne vale la pena. No, è simpatico, a me ripeto piace. No, bello.